Come si crea una rotta sul TZT3? Innanzitutto scelgo la scala appropriata che mi serve per creare la mia rotta. Poi tocco il punto dello schermo da cui far partire la mia rotta e indico nuova rotta. Verrà fuori il primo waypoint da cui il mio autopilota inizierà a tracciare una rotta. Successivamente, continuando a toccare i vari punti dello schermo dove io voglio passare, verrà fuori tutta una serie di percorsi e di waypoint, per i quali ogni volta che vi arriverò in prossimità il mio autopilota emetterà un suono acustico e poi virerà lentamente. Una volta realizzata la rotta che mi porta verso il punto prescelto, in questo caso una rotta ad esempio per passare sotto costa ma lontano dagli scogli in un'area archeologica, vado a fare fine rotta. A questo punto mi viene chiesto di dare un nome alla mia rotta. Dopo aver inserito questo nome e dato l'ok, viene confermata. La rotta a questo punto è attiva e visualizzata. Nel momento in cui finisco di utilizzare la rotta, per andarla a richiamare all'interno del mio GPS, andrò su Home, su Liste, Rotte. Fra le tante proposte vedo Rotta Costa, creata in data 23/8, lunga 1047. La scelgo. A questo punto faccio Vai a. Ed ecco che il mio autopilota sarà impostato per percorrere la rotta che ho selezionato. Una volta tornati sulla rotta di cui vedo la lunghezza, la distanza e tutte le informazioni, premendo il tasto stop, automaticamente la rotta viene annullata dal controllo dell'autopilota. Se invece voglio eliminare una rotta, torno all'interno delle mie liste, vado su Rotte, seleziono la famosa Rotta Costa, premo il tasto Cancellare e la elimino. All'interno di questo menu è possibile ricercare qualunque informazione in merito a punti, rotte o qualsiasi altro dato memorizzato all'interno del TZT. Come si fa? Scelgo semplicemente da Home Liste e poi vado ad esempio su Rotte e vado a fare una ricerca. Una ricerca per nome oppure una ricerca per data, per colore, per lunghezza o per portata, dalla più vicina alla più distante. Ancora posso selezionare quelle da cancellare e andare ad eliminarle.